Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo episodio di questo primo canale Game 2003. Io sono Ludovica e oggi siamo con questa primissima serie The Sims 4. Io ho tre espansioni e... cioè, non è che ho tre espansioni, ho quattro pack, ho sbagliato. The Sims 4, celebrazione delle festività. The Sims 4 al lavoro e The Sims 4 gita all'aria aperta e The Sims 4 feste di lusso. Come vedete, celebrazione delle festività, giro dell'aria aperta, al lavoro e feste di lusso. Mancano solo staff pack, estendo sogno, un giorno alla spa e l'aggiornamento di città deluxe. Ora direi di cominciare a giocare con questa famiglia che vi mostrerò adesso. Niente che un sim, ma famiglia che vi mostrerò adesso. Pronti? E via. Oggi in questo primo episodio giocheremo con la famiglia Alien. Vi spiego, allora, cioè non ho eliminato la famiglia Rossi. Siccome questa era una famiglia, io avevo fatto un video, però è riuscito a male, avevo creato questa famiglia, però la voglio eliminare. Gestione delle unità familiari. Rossi. Si sta bloccando? No, aspettate. Noi giocheremo con questa famiglia. L'eliminiamo. Rossi, eliminiamo la Rossi. Noi giocheremo con questa famiglia, la famiglia Alien oggi. Allora, vi spiego tutto. Allora, vi devo dire che... tutto su queste, cioè volevo dirvi tutto su queste unità familiari. Allora, è partito tutto da loro due, i Lombardi. Allora, qua c'è Emanuele che è un giovane adulto e qua c'è Dina, che lei è sempre, no, ho sbagliato, lui, sono due adulti, Dina e Emanuele Lombardi e Dina Caliente. Poi hanno fatto due gemelli che sono questo tizietto biondo qua, nato che sto toccando con il puntatore, con la freccetta. Questo figlio e questo qui, che sono due gemelli. Questo è Lorenzo, questo, e questo è Alessio. Questa è la moglie di Lorenzo, che si chiama, appunto, si chiama Stefania De Angelis. Stefania è sorella di Camilla De Angelis, la moglie di Alessio Lombardi, fratello di Lorenzo Lombardi. E hanno fatto due, loro hanno un figlio di nome Paolo e lui e loro hanno fatto una bambina di nome Veronica e loro poi dopo hanno adottato anche un'altra bambina che si chiama Claudia, questa giovane, questa adulta, e ha una bambina appunto di nome Giada. E quindi ho creato un altro sim appunto per lei che si chiama Mephis Alien, quello di Sweet Sim. Guardo ogni giorno i suoi video, lei è fantastica, sono iscritta al suo canale, iscrivetevi anche voi perché è mitica. Comunque io ho anche le gemelle Valentini di Moira Van Cartier, anche lì seguitela, Moira è la mia preferita. Quando gira The Sims 4 guardo solo i suoi episodi di The Sims 4 perché Moira sa creare le case, sa creare i sim, insomma lei è bravissima. Grazie Moira di aver creato la famiglia Valentini. Allora, demoliamo questo lotto perché non mi serve. Forse. Se va. Mettiamo il volume. Il mio The Sims 4 va molto, molto lento. Ok, siamo arrivati in... Allora, selezioniamo, demolisci il lotto, è certo che lo voglio demolire e adesso ritorniamo in città. Ah, vabbè, ora possiamo partire dall'ospedale, sì, bla bla bla, adesso andiamo dalla nostra famiglia. Se carica, forse. Ok, la nostra famiglia... qui
Alien. Allora lui fa il detective, lei invece ha un negozio qua con l'espansione. Vi ho raccontato che con l'espansione di Sims 4 a lavoro hanno aggiunto un nuovo quartiere di nome Magnolia Promenade. E qua c'è il negozio della famiglia Alien, costruito da me ovviamente. E invece, qua in città riaperta, anche qua un nuovo quartiere, ma non è un quartiere, è un bosco. Granite Falls, allora praticamente questi sono gli alloggi e questo è il bosco di Granite Falls, foresta. Questo è un campeggio soltanto, non è che puoi raccogliere le cose qua, puoi raccogliere le cose, perché questa è la foresta di Granite Falls ed è un parco nazionale. Questi sono i diversi tipi di alloggi invece, se vogliamo stare all'aperto in campeggio oppure affittare dei bungalow. Io però adesso preferisco andare a Newcrest, il nuovo quartiere che hanno aggiunto dopo l'ultimo, dopo il penultimo, credo, aggiornamento. Sto utilizzando, guardate quante famiglie sto utilizzando, cioè ragazzi, guarda, ah è vero, volevo dirvi che il mio 1D di origin, aspettate, magari si è carica, è, il mio 1D di origin è Ludi03, quindi andate su comunità, se avete dei Sims 4, schiacciate sul nome dell'oggetto, origin 1D e scrivete il mio 1D, scrivete Ludi03. E quindi vi appariranno tutte queste unità familiari che sono appunto mie. Anche questi però. Poi schiacciate su questa unità familiare e vi dice di guardare, vedi il catalogo. Ok, il catalogo delle mie unità familiari è questo. Per lotto no, non mi fa vedere i lotti che ho, no. E vabbè. Allora, quindi io vi consiglio di scrivere sul mio NT e adesso giochiamo con la famiglia. Allora, questa è la famiglia Rupi Civiche e andiamo. Sì, con lei. Scusate per i rumori, perché c'è gente che non capisce che una persona sta facendo il video un gameplay. Quindi, non capiscono praticamente, vai. Volevo, per chi, cioè a chi interessa, io per fare i video, ai miei gameplay, utilizzo Action, che A-C-T-I-O-N, praticamente se scrivete Action Download vi dà alcuni video di alcuni youtuber e voi andate, schiacciate in una caso. Poi andate sull'info box e troverete il link. Capito? Oppure ve lo metto io sull'info box il link. Dai, ve lo metto io il link nell'info box. Sì, ve lo metto io il link nel mio info box. Ok? Allora, il link dove potete fare il video. Però dovete avere ovviamente un gameplay. Oppure potete registrare direttamente il vostro desktop del computer. Capite? In caso voleste far vedere qualche tutorial. Ok, siamo a casa loro. Come vedete da fuori la casa è così. So, noterete lo so che noterete qualcosa di familiare. Esatto. Dalla galleria, molto strano, ho trovato un utente che ha ricreato la casa di Moira Van Cartier. Quindi mi è piaciuta perché Moira è bravissima a costruire case. Appunto nel suo speciale dei 15.000 iscritti, appunto, ha detto che lei prima di costruire case in The Sims 4 fa un progetto su carta. Ed è bravissima, appunto. Vi faccio vedere la casa un po' più dall'interno. C'è l'entrata identica a quella di Moira. Entrate, c'è il piccolo salottino, la camera da letto con una porta per entrare in giardino, il bagno, la camera della nostra bambina Giada e la cucina. Il giardino non è identico, ragazzi, quello l'ho aggiunto io, un giardino, solo che non mi piace tanto. Allora ci ritorniamo fra poco e vi farò vedere qual è il giardino. Ecco a voi il giardino rinnovato. Allora c'è la porta, sempre qua la porta. Usciamo e c'è
Come vedete ci sono questi insetti che abbiamo raccolto a Great Falls in questo tavolino. Qui c'è il barbecue, un tavolino per mangiare, l'orto, un legno per sedersi, dei fiori, un albero e basta. Magari la porta la cambiamo, dai. No, io... me ne prendo una più figa. Vabbè, ci prendiamo la porta d'entrata. Perché... vediamo se ci sta in camera da letto, prima di tutto. No, infatti non ci sta. Direi di riprendere quella di prima, che è più economica. Più avanti cosa c'è? Cosa abbiamo acquistato? Niente? Ok. Tutte queste qua, come vedete. Questa è più o meno... bella però questa porta. Tipo, no dai, lasciamolo così, Mori, dai, lasciamoli così. Ok, ritorniamo a Delta Vivi innanzitutto. È notte fonda. Aspettate, rimettiamo i muri. Home. Home. Scusate. Vabbè. Cosa? Ottimo, io li utilizzo sempre così perché sono più comodi. Cosa state guardando? Non si guarda. Allora, state tutti bene? Anche tu stai bene. Ah, scusate, mi ero dimenticato di mettere le opzioni di gioco, il passaggio automatico d'età dei sim attivi in modalità di gioco. Passaggio sim in gioco. Sono in tappa attiva. Applica modifiche. Esatto, c'è un po' di sporco. E la bambina non bisogna tipo cambiare il pannolino. Per sicurezza nutri con il biberon. Dai, curate la vostra bambina. Fai i versetti. Cocco. No, fai passare di te? No, aspettiamo che ci dia il messaggio. Parla. Tu invece. Dai, poi andate a dormire anche se non avete sonno. Così passate le ore. Dormi. E dormi. Dai, prima che io... non so manco come si abiti da notte. Che siamo abbiamo? Ancora buio. Stanno facendo le piscine. Boh, la morte. Fanno ancora. Dai, dormi ancora. Ah, è vero, la bambina. Dobbiamo curare la bambina. No! Dobbiamo curare la bambina. Chiamo un capo in bambini di Sims 4 e danno anche fastidio. Proviamo a cambiare il pannolino. A calmarla. E a nutrirla col biberon. Ok, adesso io voglio che tu vada a dormire.
No, non metterti a leggere, leggere per gli sfigati. Vai. Che sta andando? Forse è quasi mattina. Ragazzi, mi ero dimenticata di mettermi nel giardino. No, vabbè, lasciamo così. Mo' si è alzata anche lei. Tu invece. Ah sì, lei ha fame, quindi è logico che si alzi. Sì. Allora, noi andiamo. Allora. No, innanzitutto ripulisci perché nessuno ripulisce in questa casa. C'eravamo scattati anche una foto a Green Falls. Che buffo. Adesso, che mi dici? Ah, è vero, mi ero dimenticata che con The Sims 4 con l'expansion pack al lavoro hanno aggiunto l'abilità di infornare le cose. Dagli dolcetti al cioccolato e mi premi scerati. No, mangiare le patatine. Ha preso le patatine. Ma che testa. E mettiamo un'ora. Sta preparando il cetto. Perché lo fai là se c'è posto qui? Oh, sta piangendo. Ah, è vero, tu quando vai al lavoro? Fra 3 ore, cavolo, allora devi assolutamente curare la bambina. Non è che già da poi va all'asilo. La mia pallina. Fai dei versetti. Ah, ma non sei andare manco da tua figlia. Sta dicendo. Donna. Andremo, l'avrò fatto anche tu, hai fatto. Ha preparato. Dovrebbero essere brownies. Assomigliano a brownies. Allora, mangiamo. Prendi una porzione. Ma perché tu ti prendi le patatine qua? No, io non voglio che mangi le patatine. Hai capito? No. No, Claudia, no. Cavolo, non smette. Oh, che ha smesso. Io direi che anche tu dovresti mangiare dei biscotti. E si alza. Vabbè. Ora, riponiamoli in frigo. Non sono buoni. Buona, vabbè. Grazie, dai, dovete mangiare perché oggi ragazzi vi farò vedere come. Oh, non la farò fare circa un'ora. Prendiamoci pure un po' dei nostri semi. Innanzitutto vai in bagno. Allora, Mephis fa il poliziotto, il detective, ho sbagliato, scusate. Innanzitutto fai un paio di faccende. Fai delle faccende di casa, innanzitutto ripulisci tutto. Ripulisci. Vediamo se ripulisce tutto. Dai, fai l'uomo di. Ripulisci anche qua. Pulisci. Che idiota. No. Sì, ma cosa riponi? No, veramente. Scusate, ragazzi, ma. Anche tu devi andare in bagno. Dai. Cioè, questo non le fa automatiche le cose, dai. A proposito, sei già andato in bagno, stai bene. Sta bene. Tu poi vai in bagno. Veloce. Oh, meno male che ho buttato lì. No! Partecipa. Ora vedete com'è la carriera di detective. Forse. Thank you.
è lento questo computer. No, ho sbagliato, è il gioco che è lento. La mia rete wifi è molto veloce, è il gioco che è lento. Ragazzi, metto in pausa e vi faccio vedere quando carica, ok? Siamo ritornati. Oh, come vedete ve l'avevo promesso che vi avrei fatto vedere quando finiva tutta la carica. Ok, cosa dobbiamo fare? Ottieni l'assegnazione in classe. Lo stai già facendo? No, naviga su internet, no. Ti seguo. Innanzitutto, non navigare su internet, ma ottieni ovviamente l'assegnazione in classe. Noi siamo andati anche di pattuglia. Che cosa siamo andati di pattuglia? Wow! Ottieni la selezione in casa. Ci abbiamo un cella, così per sicuro. Oh, sì, abbiamo detenuti! Un'altra volta avevo messo in carcere una persona. Chi è questa? Adesso iniziamo una mappa del caso, va bene. Inizia la mappa del caso. No, dobbiamo discutere. Bene. Dove sei tu? Ecco. Forza Mephis, che ce la puoi fare? Dai! Non mi hanno fatto ancora niente. Sì! Mephis ha preparato la mappa per il caso più recente. Sarebbe un momento adatto per aggiungere la scena del crimine. Prendi per bene la polizia da un civile. C'è qualche civile qui? Ora non devi mandare. No! Ci sono civili, ragazzi. Sì, ce n'è uno. Civile. E il verbale di così. È salito di nuovo sull'albero. So che l'ultima volta avevi detto che sarebbe stata veramente l'ultima, ma non vorrei mica lasciarlo morire. Possiamo. Vai! Ora raggiungiamo la scena del crimine. Dove è la mappa? Vabbè, possiamo utilizzare anche il computer, ma io preferisco. Raggiungere la scena del crimine. E stiamo raggiungendo la scena. Sempre che sia veloce, ragazzi! Sempre che sia veloce! Quando ti mandi il lavoro è sempre lento. Però speriamo che adesso sia. Cavolo, è lento, vi faccio vedere ancora quando. La
Quando mai in una la biblioteca che ho creato io? Hanno rotto il computer. Non ci sono tipo persone sedute. Questa è l'area B. Allora, resta fino a tardi. Ma sta arrivando. Non è per niente veloce. Ok. Torniamo alla stazione di polizia. Ancora nessuna promozione.
faccio vedere quando carica. Scusate, quando finisce di caricare. Ed eccoci ritornati alla stazione di polizia. Siamo tornati. Perché stiamo... Allora, no. Esplora il database della polizia. Innanzitutto... Non possiamo venire nel suo computer. Non posso cliccare sul computer. Io non mi so cliccare. Questo deve essere il capo. No. Ragazzi. Scusatemi. Che devo fare? Si sta bloccando tutto. Scusate che ritorno. Ciao ragazzi, sono ritornata e adesso è il momento di analizzare le prove. Ancora demo... Ah no, finito questo, sì. Analizza le prove. Campione di prove. Poi... Ancora la scena del crimine. Quanto è il nostro... Oh, sta salendo. L'ha detto di ancora. Giorno lavorativi e fine. Vabbè, tanto col prossimo episodio continuiamo a raggiungiamo la scena del crimine, aggiungiamo l'insieme mappe e discutiamo del caso su caso con i colleghi. Ho sbagliato. 3 2 1. No, dov'è? Proviamo a discutere adesso. Ce la facciamo, vai, ce la facciamo. Dai che ce la facciamo a discutere, così non discutiamo la prossima volta. Vai, vai. Anzi ragazzi, io nelle mie informazioni vi scriverò quando registrerò diversi episodi con alcune famiglie. No, però siamo stati bravi. 394 Simone è a casa. Sì, fantastica famiglia ragazzi. Allora, vi lascerò nelle mie informazioni, vi scriverò quando registrerò, in quali giorni praticamente registrerò con le famiglie, appunto, con le mie, credo, 4 famiglie. Sì, con le mie 4 famiglie. Ve lo lascerò nell'info box, nelle mie informazioni, nelle informazioni del canale Game 2003. E quindi magari se va veloce questa cosa vi aggiorno ancora un po' di più, cioè un po' di più vi aggiorno, sì. Allora, vabbè, non carica, quindi allora ragazzi è la fine di questo episodio, quindi ci vediamo al prossimo episodio. Non so se registrerò con Mephis e Claudia oppure con, che ne so, Stefania e Lorenzo, oppure Camilla e Alessio, oppure i genitori. Oh, siamo arrivati. Promosso agente, vai! Allora, non lo so. Allora, comunque, vedremo nel prossimo episodio. Comunque, ricordatevi che vi lascio tutte le mie informazioni. Magari adesso vai veramente a mangiare, Mephis. Dei brownies. Mangio dolce di cioccolato. Ma sta mangiando, ragazzi.
Sì, sto mangiando. Comunque, ragazzi, questa è la famiglia che abbiamo utilizzato oggi, appunto, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!